voglio anche un po' sfatare il mito dell'integrazione difficile con i colleghi, poi fondamentalmente noi facciamo lo stesso percorso di formazione insieme ai colleghi uomini e anche in teatro operativo davanti alle situazioni di emergenza reagiamo allo stesso modo come, cioè, se possiamo avere delle difficoltà noi come possono averle i nostri colleghi uomini. Però voi perché avete deciso di diventare carabinieri, che appunto dicevo prima con Dante, e è comunque ancora nell'immaginario purtroppo un lavoro maschile, se si pensa comunque al carabiniere si pensa a un uomo. Certo, nell'immaginario collettivo diciamo che il ruolo della donna è visto in maniera più scettica, diciamo, all'interno di una divisa, ma in realtà va sfatato un po' sto mito, perché comunque sono più di 20 anni che le donne sono all'interno dell'arma e fondamentalmente svolgiamo i soliti ruoli, e io personalmente, che sono addetta alla stazione, quindi mi trovo direttamente sul campo, ho la possibilità e anche la fortuna di interagire comunque sia con i cittadini sia con i colleghi in una qualsiasi maniera, come potrebbe comunque interagire un uomo o in una qualsiasi altro lavoro, chiaramente. E quindi la difficoltà, diciamo, che è più in un immaginario collettivo piuttosto che all'interno delle caserme o all'interno dell'immaginario appunto militare. Questo è. Però non è mai capitato, per esempio, di arrivare su appunto per un intervento e invece trovarsi davanti al pregiudizio del cittadino, per esempio, di turno? Il pregiudizio sicuramente c'è, come c'è in qualsiasi lavoro dove la figura professionale è vista in maniera diversa se svolta dalla donna. La stessa cosa succede, per esempio, con i medici, con gli infermieri, con gli avvocati. Cosa che non succede magari in altre categorie dove la donna comunque ormai è diventata un ruolo comune piuttosto che una novità. E quindi di conseguenza, però diciamo che queste difficoltà, queste discrepanze vengano comunque abbattute se davanti si ha una persona che è preparata e che comunque, a prescindere dal sesso e dalla divisa che indossa, comunque manifesta empatia e professionalità. E per quanto accaduto a me invece, poi sentiamo anche il maresciallo Viva, la sua esperienza, se le devo mettere sulla bilancia, le mie esperienze forse sono state più quelle positive, proprio a contatto con la cittadinanza, dove le persone quasi sono state contente di trovare una donna, soprattutto se parliamo di anziane signore, di persone che magari aspettano una rassicurazione diversa del lato umano femminile, che non per questo è migliore di quello di un uomo, però magari abbiamo comunque delle risorse, delle sensibilità, degli aspetti caratteriali che invece spesso vengono apprezzati dalla cittadinanza, e capita anche che quando si recano presso le stazioni, presso insomma i nostri comandi, chiedano proprio di parlare con quel carabiniere donna che è intervenuto da loro, perché si trovano. Sì, questo senza ombra di dubbio, infatti succede spesso anche a livello di stazione, magari in una piccola realtà piuttosto che in un comando grande o in una città grande, nel mio caso a Rubiera per esempio, spesso e volentieri tante persone magari si sono trovate umanamente, a prescindere appunto come ho detto prima dal sesso, a rapportarsi comunque con personalità, con persone dall'altro lato, vanno a ricercare appunto all'interno della stazione quella persona lì. Quindi comunque diciamo che c'è una forse più sensibilità, oppure non so, magari una maggiore accoglienza, non so, non voglio fare le caratteristiche. No, ci sono anche negli uomini queste cose. Noi abbiamo delle caratteristiche proprie delle donne che sicuramente sono diverse da quelle degli uomini. Questo non significa che noi possiamo essere migliori o peggiori rispetto ai nostri colleghi di sesso maschile. Noi abbiamo delle capacità che completano quelle che mancano forse ai nostri colleghi, così come i nostri colleghi completano quello che manca forse a noi. E alla fine è un dare e avere reciproco che ci porta a portare avanti un reparto in maniera, almeno io che ho la gestione, così come sul capitano, abbiamo la gestione di un reparto, riusciamo a portare avanti il reparto in maniera tranquilla e verso gli obiettivi che noi ci prefiggiamo.